Quest'anno ne vorremmo un'autentica svolta. Abbiamo sempre penalizzato, se noi riteniamo che le aziende sono state penalizzate dai bonus e dagli incentivi che non portano da nessuna parte. Noi vogliamo invece una politica strutturale, cioè riforme sostanziali. Riteniamo che sicuramente i lavoratori hanno bisogno di rinnovare le proprie retribuzioni, ma le imprese non possono continuare a pagare il 57% delle tasse. Bisogna ridurre la tassazione sul carico di lavoro e quindi consentire alle piccole imprese, che voglio ricordare, danno lavoro a 17 milioni di lavoratori, cioè noi parliamo di 1.100 imprese, 1.100.000 imprese che danno lavoro a 17 milioni di lavoratori e sono dimenticati da tutti. Il nuovo governo non può dimenticare questo settore e anzi noi chiediamo da subito incontri con le forze politiche per affrontare questo tema, dalle piccole imprese per ridare lavoro all'Italia. Questi momenti di instabilità di certo non aiutano. No, sicuramente non aiutano, ma io voglio ricordare che sono 6 mesi che in Italia non parte un provvedimento concreto. Cioè, diciamocelo molto francamente, la crisi non è nata ieri. Sono 6 mesi che il governo non fa atti sostanziali per le imprese. C'è una mancanza da parte di tutte le forze politiche, perché la campagna elettorale è iniziata da 6 mesi, la verità è questa. Allora noi vorremmo che oggi i partiti si rendessero conto che la campagna elettorale non è chiedere solo il consenso, ma di proporre cosa fanno effettivamente per l'ossatura del nostro paese, che restano le piccole e medie imprese.